Siamo entrati in una spirale un po' pericolosa, la pareggite acuta nelle ultime giornate è così, punteggio praticamente identico, giornata non straordinaria, non straordinaria, e gli altri risultati mi hanno un po' agevolato perché il quarto ha pareggiato, il primo ha dimenticato la formazione e è riuscito a non perdere. Tra l'altro contro quello che ha fatto più gol di tutti, cioè lui è quello che ha fatto più gol di tutto il campionato, ha fatto 60 e mezzo, che è forse il suo peggior punteggio della stagione, contro i primi in classifica che non ha messo la formazione. Ragazzi, cioè, gli astri si stanno, diciamo, allineando per far vincere lui, ma va bene così. La classifica, ve la mostro, è questa qui, cortissima, credo lo sarà fino alla fine comunque. Quindi questo è. Vediamo un po' nel dettaglio com'è andata. Per me partita strana. Strana perché in panchina Krstovic, che ha fatto un gol, che però è stato dato come autogol e poi ha dato il calcio di rigore. L'avessi messo sarei forse impazzito. Quindi per fortuna. Peccato aver sbagliato la scelta di Montipò, però lui 68 ha fatto. Con in porta Kanezaki 4, Ammonito Olmo 5,5, Belanova 6,5, Gendré 6, Poscia Ammonito 5, Barella 6,5, che si è preso un bel calcio di rigore, Vlasic 6, Fabian e Pinamonti 5,5, trascinato da Dybala che fa gol e assist 11,5 con Cambiaghi 6. Ecco, diciamo la Roma è stata decisiva anche per me, perché l'unico bonus concreto è quello di Pellegrini 68 e mezzo con Okoye 5, Dima 6, 5 e mezzo Doig, 6 e mezzo Perez, Pulisic ammonito 6, così come Luis Alberto 6, Ederson ammonito 5 e mezzo, Folo Lucio non gioca, non so perché, non ho capito, forse infortunato, comunque entra Pellegrini, meno male che mi salva la giornata, se no avrei perso tranquillamente. Poi gli altri nulla di che, 5 e mezzo di Ketelere, 6 di Quenoslin. Giornata, cioè, un po' così, come la scorsa. Ecco, diciamo che non segno tanto. Un po' il mio difetto è quello di non segnare tanto, ma comunque. Dipende un po' poi dalle giornate. Vediamo la prossima come andrà. Noi siamo qui pronti per commentarla e ci vediamo. Alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.